Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, outsourcing e automazione. La motivazione. Per confermarsi per il secondo anno leader nell'automazione e robotica e essere in grado di sviluppare tecnologie altamente innovative nel settore degli appalti di servizi. Per rappresentare un eccellente esempio di progresso, come dimostrano i notevoli progetti intrapresi nel corso dell'anno per il miglioramento e efficientamento delle aree di produzione e logistiche dei propri clienti. Il premio va a Moveo. In collegamento con noi il direttore generale Andrea Danesini. Andrea, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, poi arriviamo a questa motivazione che è ricca di elementi super interessanti, ovviamente, se no non saremmo qui a parlare di un riconoscimento per voi, però le chiedo un commento prima. Intanto vi ringrazio per il premio. Il commento è bello essere di nuovo qui e aver, come dire, confermato quanto di buono era stato fatto all'epoca dell'ideazione e poi dell'aver portato a compimento il nostro progetto di trasformazione di un settore complesso come quello degli appalti di servizio. Essere riusciti a confermarsi e ad aver sviluppato, impostato e successivamente installato una serie di sistemi di innovazione e di movimentazione autonoma all'interno del parco clienti dimostra, insomma, che la nostra idea di business e il modello che abbiamo strutturato va nella giusta direzione. Infatti, lei ha parlato di riconferma, abbiamo letto nella motivazione per confermarsi per il secondo anno leader nell'automazione robotica, però questo vi porta sempre a dover sviluppare, come abbiamo messo in evidenza, tecnologie innovative nel settore degli appalti di servizi e poi c'è tutto il tema del progresso, insomma l'innovazione è quello che vi muove. Assolutamente sì. Intanto vorrei ringraziare chi ha creduto nel progetto, quindi i soci, i collaboratori, mia moglie che è la guida etica e amministrativa della società, la dottoressa Fauci che è il nostro CFO e tutti i collaboratori, i soci fondatori che hanno abbracciato l'idea di trasformare il servizio. Vorrei ringraziare i clienti, Medicare, un utilizzatore anche Granarolo e tanti altri clienti che ci stanno chiedendo di portare innovazione all'interno delle loro factory e dei loro processi. Portare innovazione se ne sente tanto parlare, poi però il tema è quello di trasformare il tutto in un modello di business che sia appetibile dal mercato e che quindi permetta di risolvere dei problemi. Noi vogliamo essere facilitatori dell'ingresso dell'automazione all'interno delle imprese italiane, l'obiettivo è quello. Molto spesso c'è una sorta di digital divide tra i desiderata degli imprenditori e quelle che sono le competenze interne nelle loro imprese. Ecco, essere un fornitore in outsourcing di queste competenze e delle tecnologie più opportune per poter ottenere un miglioramento delle performance delle proprie società, pensiamo sia un modo di aiutare anche il paese a svilupparsi nell'ottica di un maggiore efficientamento e di un miglioramento della produttività in generale. Il tema della produttività sappiamo che è un tema abbastanza scottante in Italia, si è cresciuti veramente poco nell'ultimo decennio e riteniamo che questo modello di business possa permettere in qualche maniera di superare quelle che sono magari le competenze non perfette all'interno delle aziende dei nostri clienti per poter definire quelle che sono le migliori tecnologie e sistemi di automazione che possono portare valore all'interno dell'impresa, sistemi a movimentazione autonoma, robot pallettizzatori pluriasse, sistemi pick and place, intelligenza artificiale che appoggia questi sistemi nel definire magari dove è meglio stoccare determinati beni piuttosto che in altre posizioni secondo algoritmi di apprendimento autonomo. L'impostazione della nostra visione è collegata a questo e obiettivamente i clienti ci hanno messo in mano un discreto numero di progetti per poterli
Avete da lavorare, insomma, avete da fare. Decisamente. Beh, peraltro, insomma, seguendo anche il suo discorso e rifacendo un'altra parola che compare nella motivazione, efficientamento, è simbolica del fatto che usciamo da questo anno particolare. Adesso lei dice abbiamo tanti progetti per le mani, insomma, efficientamento di tutto il sistema, no? Che parte poi da quello che delle singole attività come la vostra. Sì, portare efficienza all'interno dei clienti non è mai banale, perché c'è una sorta di visione da parte del cliente, per cui l'outsourcing in qualche maniera viene visto più come un'azienda di supporto. Il nostro metodo è più proattivo, è un metodo di analisi e sintesi delle esigenze del cliente, e andiamo a verificare quelli che sono i punti di efficientamento, quelle attività magari non a valore aggiunto che vengono attualmente gestite in maniera totalmente manuale, e integrarle con un sistema di automazione a supporto delle persone, per permettere intanto di lavorare in maniera meno faticosa e dall'altro lato di essere più performanti in termini di produttività ed efficienza. Unire il flusso dei dati al flusso delle merci nella maniera coerente permette al cliente di avere più sotto controllo la propria società. Assolutamente sì. Beh, quindi tante sfide vi aspettano, oltre a quelle che avete già superato quest'anno, e la parola giusta è proprio superato, visto quello che abbiamo trascorso. E beh, a questo punto l'anno prossimo sarete ancora dei nostri per raccontarcele queste sfide, perché poi credo, no, che questi mesi saranno cruciali proprio per capire chi riuscirà a innovarsi sempre di più, visto che abbiamo parlato di progresso. Sì, ha perfettamente ragione, la speranza è la stessa. Una cosa buona che è stata fatta dal governo è il continuo dei crediti d'imposta in merito all'industria 4.0. Questo permette ai clienti di fare delle valutazioni che impattino meno sui loro conti, e quota parte del vantaggio che si crea dal credito d'imposta 4.0 viene girato direttamente al cliente, sebbene siamo noi gli acquirenti del sistema di movimentazione autonoma o il sistema robotico che supporta, certo, le attività. Questo permette di facilitare gli investimenti e di rendere come dire, più agevole l'impostazione e diminuire i costi unitari del progetto. Quindi, certo, siamo decisamente in dirittura d'arrivo su alcuni progetti molto interessanti qua in Italia. Quindi, insomma, vi aspetterò alla prossima edizione delle Fonti Awards l'anno prossimo. Speriamo. Certo, bravissimo. E insomma, ce lo auguriamo, perché vuol dire che saranno raggiunti altri traguardi, insomma. Però con le premesse sono certa che non è un traguardo lontano. Allora, grazie a Andrea Danesini, direttore generale di Moveo, per questo premio Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership, Outsourcing e Automazione. Complimenti a lei e al suo team. Grazie mille. Anche grazie. A voi.